Presentato questa mattina al Teatro Fusco di Taranto il programma della 18ª edizione del Giovanni Paisiello Festival, organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Presenti stamane il presidente della Onlus, Paolo Ruta, il musicologo Attilio Cantore e il vice sindaco e assessore alla cultura del Comune di Taranto, Fabiano Marti. La manifestazione, incentrata sui miti dell'antichità, sarà inaugurata il prossimo 28 settembre e chiuderà i battenti il 9 ottobre. Per assistere agli spettacoli, il costo dei biglietti sarà di 15 euro in platea e 10 in galleria. Gli abbonamenti, invece, costeranno 40 euro in platea e 30 in galleria. Abbiamo voluto riproporre anche quest'anno il festival per non perdere la continuità, la tradizione con questo appuntamento. E abbiamo voluto mettere Paisiello con la mascherina per ricordare questo periodo, un futuro, potrà essere un'icona un po' particolare e unica per i collezionisti di immagini, poter avere un paesiello con una mascherina è davvero un'occasione unica. E poi c'è anche da dire che ci sono due grossi anniversari, quello di Mercadante e soprattutto quello di Beethoven. Beethoven ha trascritto molti dei lavori di paesiello, soprattutto nel Corpo io non mi sento, che è quest'aria famosissima e che sentiremo anche nel corso nel nostro spot che abbiamo realizzato in una versione rock, per cui devo dire che questi anniversari coincidono tutti nel 2020, un intrecciarsi molto interessante. Abbiamo giocato a fare il cartellone di questa edizione appunto su questi nomi, sempre legati da Paisiello. Teatro Comunale Fusco, e non solo, quest'anno c'è anche la collaborazione con il MARTA, c'è l'intervento della Sovrintendenza ai beni artistici e culturali della Regione Puglia, cioè Puglia intendo Brindisi, Lecce e Taranto, e poi alcuni privati che ci hanno sostenuto. Insomma, una bella edizione partita un po' all'ultimo momento. Abbiamo deciso proprio il mese scorso di ripartire con questa edizione del festival, e credo di aver fatto insieme al direttore artistico Lorenzo Mattei un bel programma molto interessante e molto accattivante. E sono contento del fatto che gli amici della musica ce lo ricordino, qualora non fosse sufficiente già la nostra memoria, ce lo ricordino ogni anno. Noi diamo sempre ovviamente la massima disponibilità per questo festival, che veramente è cresciuto negli anni, e mi auguro che possa crescere ancora, perché ha ancora margini di crescita. E poi insomma siamo in un periodo importante in cui stiamo cercando veramente di dare a Paisiello l'importanza che merita, anche con Casa Paisiello. A brevissimo cominceranno, partirà il cantiere di Casa Paisiello. Quindi insomma ci sarà a brevissimo anche la restituzione alla città di questo pezzo di storia. Io credo che questa sia insomma un po' come succede a Pesaro, che questa sia la città di Paisiello. Dobbiamo cominciare a sottolineare quello che abbiamo. Noi l'abbiamo detto spesso come amministrazione, stiamo cercando un po' di ridare la luce che merita questa città, e ha bisogno anche di legarsi al suo passato, alla sua storia e a chi la storia l'ha fatta. Paisiello è stato un grande, e quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di sottolinearne l'importanza. Lo facciamo ancora quest'anno con questo festival che è un festival di altissimo livello, ovviamente con tutte le limitazioni che abbiamo. Questo ci dispiace perché so che le richieste sono tante, però sono sicuro che sarà un grande festival.